Carissimi ascoltatori di Radio Smeraldo, oggi qui con me ho un personaggio molto particolare. Sapete perché? Perché è una ragazza tutto tondo. Non si è dedicata soltanto alla moda o soltanto allo sport, anzi, riesce a controllare tutto e soprattutto è una ragazza che sa quello che vuole e che ha saputo fare di tutto pur di raggiungerlo. È una ragazza che sa raggiungere i propri obiettivi e soprattutto è estremamente amata da tutti noi. Oggi su Radio Smeraldo, con grande emozione, sarò con Valentina Vignali. Ciao! Ciao, grazie dei complimenti, troppo buona. Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Benissimo, per me è veramente un piacere perché ti seguo tantissimo. Mi piace molto anche come interagisci con i fan sui social. Ringrazio. Sì, io sono molto attiva, mi piace molto raccontare gli aspetti della mia vita sui social, come lo sport, la moda. Sono anche appassionata di pasticceria, ho un profilo di torte, quindi sì, diciamo che vivo i social al 100%, mi piacciono molto. Benissimo, io inizierei subito con la tua prima passione che è la pallacanestro. Non voglio chiederti com'è nata, come hai coltivato questa passione perché lo sappiamo. Più che altro vorrei dirti, oggi come oggi, cosa ti sta portando questo sport? Vivi di questo, no? Da quanto si è capito. Ma a livello emotivo, cos'è per te oggi come oggi la pallacanestro? Ma guarda, ti dirò, è prima di tutto un sacrificio che però dà tantissimo, perché già a livello di amicizie, per esempio, tutte le amiche più care che ho le ho conosciute tramite la pallacanestro, quindi in anni e anni, io gioco da quando ho 8 anni, quindi diciamo che ne ho passate di squadre, di situazioni, di città, di posti, ho viaggiato molto. E questa cosa mi ha permesso di conoscere un grandissimo numero di persone. E ho delle amicizie che durano veramente da quando sono piccola e penso che me le porterò avanti tutta la vita, quindi è soprattutto condivisione e amicizia, imparare a stare con gli altri e ti ripeto, ho conosciuto delle persone fantastiche, pulite e che voglio dire, tutto quello che ruota intorno allo sport, salvaguardando alcuni casi, è pulito, è puro, è bello, quindi indipendentemente dalla pallacanestro, io consiglio di fare sport a tutti perché porta solo cose buone. Benissimo, e invece per quanto riguarda la moda, quando hai scoperto di essere così interessata a questo campo? Ma guarda, io già da quando ero piccolina ero comunque una ragazza da riflettori, nel senso che, tipo, per esempio, all'asilo mi piaceva presentare le recite. Avevo un po' la padronanza su questa cosa e quindi mi è sempre piaciuto stare al centro dell'attenzione. Poi dopo a 15 anni un'amica dei miei genitori al mare mi disse: ma perché sei così alta, così magra, ma perché non vai a fare qualche concorso di bellezza o qualcosa? Mi hanno iscritto a questo concorso di bellezza e spiaggia che poi ho vinto, era il 2006, quindi sì, avevo 15 anni e da là piano piano da cosa nasce cosa, altri concorsi di bellezza un po' più importanti, Miss Italia, poi sono stata presa a lavorare in delle agenzie di moda e da là è cominciato tutto. Però insomma, oltre alla moda, che diciamo è un po' l'opposto, potremmo dire, c'è anche questa passione per la pasticceria, no? Fai delle torte esagerate. Per esempio, ieri vedevo una torta di carote e noci. Sto dicendo una bugia? Sì, che è già finita perché è finita stamattina per costruzione, oggi pomeriggio ne ho fatta un'altra. Ah, bene, invece per la pasticceria come nasce la passione? Come ti sei ritrovata da cestista a pasticcera? Guarda, è stata una cosa puramente casuale, nel senso che quando mi sono trasferita a casa della mia migliore amica a Roma a 20 anni, perché io sono nata a Rimini. A 20 anni mi sono trasferita, non avevo la più pallida idea neanche di come si accendesse il fornello. Piano piano, piano piano, piano piano ho imparato prima a cucinare, proprio per sopravvivere. Poi ho, diciamo, raffinato la tecnica e mi sono buttata sui dolci, mi piacciono molto. Poi dopo quando mi sono fidanzata, l'uomo va anche un po' preso per la gola, no? Quindi ho portato avanti questa cosa che mi piaceva, il mio lui apprezza perché gli piacciono i dolci, è goloso. E così, io sono molto creativa, mi piace provare, inventare. Prima di riuscire a fare queste bellezze ho fatto pure un sacco di schifezze, poi ovviamente uno non lo sa, però
Così, diciamo che mi piace sperimentare. Benissimo. E vorrei passare anche un po' più sul lato della web influencer, no? Vieni definita anche così. Basta pensare che sei al quinto posto tra le più seguite, dopo Mariano Di Vaio, dopo comunque personaggi conosciuti in tutto il mondo. E quello che ribadisco che mi piace particolarmente è che tu appari per quello che sei. Per esempio, l'altro giorno parlavi degli hacker. Sì, Esatto, ho fatto un video, sì, dopo gli ultimi casi che si sono verificati, dove hanno rubato foto, password, video, personali, molto personali, a ragazze dello spettacolo, come Diletta Leotta e la sorella di Cristina Buccino, ho voluto dire la mia, anche perché hanno provato anzi, sono entrati proprio sull'iCloud del mio fidanzato e non ci hanno trovato un bel niente. e si sono proprio E sì, si attaccate. sono proprio attaccati. E quindi sì, ho detto la mia su questa cosa, trovo queste persone molto stupide e molto cattive perché per fare una cosa del genere e per pubblicarla su internet bisogna veramente essere cattivi, soprattutto dopo che è successo il fatto di Tiziana Cantone che questa povera ragazza dopo che era uscito il suo video si è suicidata. Non si impara, quando non si impara dagli errori, bisogna farsi delle domande, secondo me. Dopo che è successa una cosa del genere, bisogna riflettere per non commettere un'altra volta la stessa cosa, cosa che non è successa perché qua ogni giorno viene hackerata una persona diversa, vengono pubblicate immagini intime, vengono pubblicate di tutto e di più e non abbiamo imparato niente. Diciamo che ho attaccato così in modo abbastanza colorito questa situazione. Hai fatto Ripeto, anche quando bene, non si, insomma, sei andata dritta al punto. impara dagli errori, facciamoci due domande perché non va bene per niente proprio. Guarda, poi un'ultima domanda molto simpatica che riguarda questo grande fratello VIP che vede protagonista il Dama, no? E tu sei molto vicino a Giulia e ti volevo dire, no? Hai commentato, vabbè, la situazione che si era creata nella casa. Tu, al posto di Giulia, come avresti reagito se ci fosse stato Stefano? Ecco, diciamo che Giulia è una ragazza molto matura e molto pacata, molto paziente per l'età che ha. E anche se è stata criticata per la reazione che ha avuto quando è entrata, io avrei fatto molto molto peggio, perché vedermi davanti su uno schermo una ragazza che fa i grattini al mio fidanzato, gli mette le mani addosso, gli prende la maglietta per dormire, sempre appiccicata, cioè io entro nella casa e ti spacco la testa, sinceramente, altro che dirti sei una poco di buono, che poi neanche gli ha detto così. Quindi, come ho detto, gli è andata molto bene questa ragazza, perché gli uomini fidanzati, diciamolo, non si toccano, si lasciano in pace. Ci sono tanti, siamo quanti miliardi siamo su questa terra, quanti uomini single ci sono? Andate loro e lasciate in pace gli uomini fidanzati, che non è il caso. Quindi io difendo Giulia perché ho avuto modo di passarci del tempo, mi trovo molto bene con lei, c'è una buona sintonia, siamo diventate amiche e ripeto, avrei fatto molto peggio perché non, certi comportamenti non esistono. Poi ci sono pure le telecamere, ci vedono tutti, voglio dire, contieniti, poteva andargli peggio, quindi è andata bene così, va. Bene, io ti voglio salutare dicendoti che secondo me sei un personaggio molto positivo per il web. Secondo me le ragazze dovrebbero seguirti non solo perché sei famosa, ma proprio perché secondo me a modo tuo trasmetti veramente dei messaggi importanti. Quindi tanti complimenti e tanti in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie Bene, allora mille, buona serata e un bacione. grazie mille. Grazie per la possibilità. Anche a te, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, Ciao ciao! E niente ragazzi, su questo programma si sale sempre più di livello. Oggi è stato un piacere stare qui in compagnia di Valentina, una ragazza genuina, una ragazza fantastica. Ringrazio voi per essere stati qui su Radio Smeraldo in mia compagnia. Ci sentiamo alla prossima puntata e vi mando veramente un bacio grande grande. Ciao ciao! Alla prossima!